in collaborazione con Paternoster, Paternoster si invola sulla fascia destra, mette in mezzo, palla che Lucarini a Polenta, attori del Pian di Meleto, e Baro che traversa in mezzo, Giuliani salta di testa, la alza, viene colpita in maniera fallosa dal numero 3 Serafini, gomitata, prende la rincorsa Postacchini, prende sulla barriera, palla che arriva, riesce a proteggere la palla, gli porta via palla Sec, serve Amado Monaldi per Sec, diagonale del numero 4 di casa, si mola Paternoster, Paternoster è in mezzo a due giocatori ospiti, serve Monaldi in profondità, Monaldi tutto solo davanti a Polenta, Polenta gli sporca la palla, quindi Baro riesce a liberare, Paternoster ritorna in possesso di palla, però arriva il fischio del signor Santucci della sezione di Iesi che chiude la prima frazione di gioco, formazioni che rientrano negli spogliatoi con risultato sullo 0-0, poche le occasioni in questa prima frazione di gioco, le più importanti sicuramente per la formazione di casa, mentre l'Osimana ci ha provato un paio di volte da fuori area senza però mai impensierire in maniera impegnativa il portiere locale Mancioli. Primo tempo quindi che è lo specchio fedele di quello che si è visto in campo. Schierati al centro del campo per l'inizio del secondo tempo, Pian di Meleto 0, Osimana 0, questo è il risultato al termine della prima frazione di gioco. Paro per De Palla, corridoio centrale per Monaldi, tiro di Monaldi e gol. Monaldi porta in vantaggio la formazione di casa al 8° minuto di gioco, lancio in verticale, preciso e potente diagonale di Monaldi,
che sblocca la partita all'ottavo della ripresa. Pian di Meleto in vantaggio, Pian di Meleto che è anche in inferiorità numerica, però chiaramente le modelle a Losimana protestano i sostenitori locali che non erano di questo avviso. Durazzi sulla sinistra mette in mezzo, svetta di testa Giuliani, quindi al 40° della ripresa, cross dalla sinistra di Durazzi, Giuliani anticipa tutte e mette dentro, pareggio dell'Osimana a 5 minuti dal termine. Durazzi è andato sulla destra, preciso il cross del numero 3 ospite, più lesto di tutti ad anticipare la difesa locale è stato, mette il fischietto in bocca, quindi probabilmente dopo il rilancio di Polenta decreterà chiusa la partita. Finisce 1-1 tra Pian di Meleto e Osimana, un pareggio che a questo punto rimanda tutto all'ultima giornata, rimanda all'ultima giornata di campionato. Il Pian di Meleto non riesce nell'impresa di cogliere i tre punti, sfuma la vittoria a 5 minuti dalla fine grazie al colpo di testa di Giuliani sul cross di Durazzi. Rientrano tutte e due le formazioni mestamente, un pareggio che probabilmente non serve a nessuna delle due. Losimana allora giunge a 5 minuti dalla fine, allunga la sua serie senza vittoria portandola a 9. Comunque esce qui dal San Biagio di Pian di Meleto con un risultato positivo, punticino che forse potrebbe servire al Pian di Meleto per andare a Belvedere a giocare tutte le sue chance per raggiungere una posizione nella griglia play-out. È tutto da Pian di Meleto, ribadisco il risultato, Pian di Meleto 1, Osimana 1, reti al 23° del primo tempo di Monaldi, al 40° della ripresa ha pareggiato Giuliani. Con mister Ceccacci dell'Osimana, alla fine un buon punto su un campo difficile con una squadra che aveva le motivazioni a 1000. Sicuramente gli avversari avevano molte più motivazioni rispetto a noi per motivi di classifica, ovviamente, perché per loro era importante non perdere terreno nei confronti della Belvederese e poi si giocano tutto nella prossima sfida. Noi comunque sì, avevamo le nostre motivazioni, dovevamo onorare la maglia, dovevamo dare una risposta alle ultime prestazioni non proprio negative, però dove il risultato non ha premiato il gioco espresso, dove potevamo, secondo me, anzi meritavamo sicuramente qualcosa in più, però siamo usciti a mani vuote dalle ultime tre partite. Oggi volevamo trovare almeno qualche punto, ma ho trovato anche gioco, ho trovato anche molti ragazzini che si sono ben distinti, abbiamo giocato con 4 o 5 under e sono molto soddisfatto della loro prestazione. La reazione c'è stata anche perché la formazione ospite e la formazione locale, probabilmente essendo in inferiorità numerica, ha faticato tutta la partita e quindi sicuramente quegli innesti che ci sono stati nella ripresa hanno dato quella forza e quella spinta alla sua formazione per raggiungere poi alla fine il meritato pareggio. Sì, io direi che abbiamo gestito bene la gara, abbiamo concesso agli avversari una sola palla gol nel primo tempo, nel secondo, dove è stato bravo il nostro portiere Polenta. Nel secondo tempo invece abbiamo concesso, sull'unico errore in difesa, abbiamo concesso la palla a Monaldi che è stato bravo ad infilare il portiere e poi dopo da lì siamo stati bravi noi ad avere un'ottima reazione. E abbiamo più volte sfiorato il pareggio, poi alla fine un gran gol di Giuliani su un bel traversone di Durazzi ha coronato, secondo me, un giusto risultato.